Sì, in verità la mia relazione effettivamente si andrà ad intersecare con quella del professor Puzzi, in particolare nella seconda parte, perché la prima è dedicata a quella che poi qui il dibattito è ancora aperto, se c'è stata la costruzione di un sistema concentrazionario fascista. Che ruolo ha avuto questo sistema concentrazionario nelle sue anche diramazioni prima dell'8 settembre anche, e come questo sistema è stato ereditato, ampliato durante la Repubblica Sociale, e naturalmente che ruolo questo sistema ampliato, ereditato, ha avuto per quelle che poi saranno le deportazioni, quindi il sistema anche di collaborazione con la Repubblica Sociale dopo l'8 settembre del 43. E durante iniziato anche con questa immagine molto emblematica, questo è il campo di Fossoli e dall'altra parte Auschwitz. Naturalmente se facessi vedere questa immagine a tantissime persone, pochi riconoscono che questo è Fossoli, naturalmente l'icona di Auschwitz è ormai riconosciuta da tutti, e su questo mi permetto di dire, non a caso, anche se faccio vedere quest'altra immagine dei campi di internamento del fascismo istituiti dopo l'entrata in guerra dell'Italia, cioè dopo il 10 giugno del 1940, immagino che tante di queste località anche a voi sembreranno sconosciute come luoghi di campi di internamento, e anche qui dibattito e discussione: campi di internamento o campi di concentramento, e quali sono le differenze e le sfumature, perché vengono istituiti questi campi, come dicevo, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, utilizzando un istituto che è previsto tuttora nell'azione in guerra, cioè un'azione in guerra può, con accordi internazionali, internare sudditi nemici presenti sul proprio territorio, perché possono compiere intelligence con il nemico, sabotaggio e via dicendo. E all'epoca l'Italia fascista, entrando in guerra, organizza il suo sistema di campi di internamento, anche se ufficialmente in tutte le carte, come andate a vedere, del regime durante il periodo, vengono identificati come campi di concentramento. E possiamo dire che dal punto di vista tecnico è vero che se analizziamo anche come sono divisi geograficamente, internare significa anche allontanare dalle zone di guerra, quindi li ritroviamo nell'Italia centro-meridionale, li ritroviamo nell'Italia centro-meridionale per tanti motivi, questo è il principale, che questi campi devono essere istituiti appunto lontano da quelli che si pensano possano essere i luoghi dove si andrà a combattere, perché è prevista anche un'incolumità di coloro che vengono ristretti in questi luoghi, poi perché devono essere lontani dalle grandi linee di comunicazione, devono essere lontani da zone militarmente e industrialmente sensibili, e quindi li ritroviamo anche in queste condizioni, perché l'Italia centro-meridionale più di altre naturalmente offriva queste caratteristiche. Ma c'è un altro motivo, l'altro motivo è perché in queste zone anche, no, già c'era un apparato di controllo per il confino politico, e molte volte questo favoriva il controllo delle piccole o grandi quote di internati che vanno distribuite in queste che vedete sono località spesso minori, se non veramente piccoli paesini. Vedete, manca la parte dell'Abruzzo, che poi è la mia regione, dove troviamo la maggior concentrazione di campi, ben 15 alla fine della guerra, perché un'altra caratteristica era anche quella di inviare questi potenziali poi spie o persone pericolose durante le contingenze belliche in luoghi isolati, ma anche dove la popolazione fosse meno politicizzata. Chi ha letto Cristo si è fermato a Evoli, no? Di Carlo Levi, capisce bene che molti di questi poi potevano essere anche antifascisti o potenziali spie, quindi intelligence con le popolazioni locali, quindi metterli in questi luoghi dove fosse più difficile scambiare informazioni poteva essere anche questo un deterrente. Ma più banalmente,
molte di queste strutture, che come vedremo poi, a parte alcune baraccate, vengono istituite lì dove si trovano appunto degli stabili anche utili a questo scopo. Quando si prepara tutto il sistema, primo settembre del 1939 inizia la seconda guerra mondiale, il Ministero degli Interni, di cui dipendono queste strutture, inizia a far circolare alle varie prefetture richieste di trovare degli stabili che possono essere utili allo scopo. E qui un altro elemento secondo me fondamentale. Da alcuni scambi sembra, forse non solo dal punto di vista storiografico, sembra una guerra che finirà presto. Quindi si pensa delle strutture temporanee. Ecco perché poi quando andiamo a vedere questi campi, poi vedremo altre immagini, sono soprattutto delle strutture di edifici, capannoni industriali in disuso, scuole non utilizzate, ville, seconde case, monasteri, che vengono presi in affitto anche secondo alcune aderenze personali con l'ispettore del ministero o col podestà rispetto al prefetto. C'è una piccola economia che si muove dietro, perché vengono presi in affitto e si paga, il ministero paga per avere queste strutture. Eccezione va fatta per questo luogo che vedete, che forse è il campo più conosciuto perché è baraccato, ma anche qui la sua costruzione dipende dal cavaliere ingegnere Parrini, che ha delle forti aderenze con il Ministero degli Interni e prende l'appalto per costruire quello che poi sarà il campo più importante da un punto di vista anche numerico, che è il campo di Ferramonti di Tassa, in provincia di Cosenza, una piana anche abbastanza desolata, e vedete come sono queste strutture, baracche che poi sono abbastanza simili a quelle che poi troviamo anche in campi simili. Come fossoli, una predisposizione effettivamente molto più vicina al campo di concentramento classico come ce lo immaginiamo, le garritte, filo spinato, i fabbricati disposti in un certo modo, anche se qui vedete la forma ferro quasi di cavallo, eccetera. E questo sarà il più grande campo poi di internamento per ebrei in particolare. E vedete anche i suoi interni ebrei, no? Una capienza alla fine raggiungerà le 2000 persone come possibilità di capienza, per la maggior parte saranno ebrei stranieri, poi vedremo le varie categorie che vanno a finire dentro. E quindi uno dei pochi campi baraccati pensati fin dall'inizio che verrà istituito in Calabria. Ecco, queste sono invece le altre strutture, farò vedere una piccola carrellata di immagini attuali. Per lo più, questo è il campo di Corropoli in provincia di Teramo, è un monastero celestino che viene preso e riutilizzato, si metterà intorno un filo spinato, si mette all'interno un posto di polizia che deve controllare le persone che vengono prese e portate all'interno di questo edificio. E quindi entra in funzione dopo alcuni lavori di ristrutturazione al suo interno. Questo è un altro campo, invece è una caserma, la caserma Mezzacapo, che avrà una sua storia particolare a Teramo, una vecchia caserma che viene ripresa e riattivata in questo caso durante il periodo della Repubblica Sociale, su ordine dei tedeschi, da cui ne parleremo. Altro monastero, Santa Maria dei Lumi, in provincia sempre di Teramo, Civitella del Tronto, che poi vi farò vedere anche un'altra immagine, sarà uno dei primi campi di internamento fascisti dove verrà messa una targa nel 1971, primo campo che avrà una targa, e poi vedremo anche, discuteremo anche su questa volta. Oppure delle ville in disuso, oppure dove naturalmente il proprietario vive a Roma o ha le disponibilità per poterlo affittare, il podestà o l'ispettore ne certifica la possibilità di essere pensata come campo di internamento. E qui la vediamo come alcuni capannoni, il Foppa Pedretti, che magari molti di voi conoscono, fa un accordo col ministero, un capannone anche lì in Abruzzo, in provincia
di Chieti a Tollo e lo affitta per lo scopo. Ecco, quindi dobbiamo immaginarci questa rete di campi di internamento barra concentramento secondo le linee ufficiali dell'epoca, che ha questa dimensione. Allora, alla fine saranno circa una cinquantina di campi fino all'8 settembre del 43, saranno luoghi dove chi viene inviato ha una limitata libertà naturalmente rispetto a tutta una serie di prescrizioni previste, e il sistema si amplifica man mano, cioè inizialmente ci sono alcune strutture che vengono aperte, poi si costruirà il campo di Ferramonti nel corso dal 40 al 41 e poi se ne aprono altri man mano che aumentano sia i nemici, che inizialmente i sudditi nemici ai quali si dichiara guerra, ma anche le varie categorie ritenute pericolose. E sudditi nemici aumentano perché nel corso della guerra, la Grecia, poi la ex Jugoslavia, poi naturalmente l'Unione Sovietica e tutti gli alleati, quindi stranieri che si trovano sul nostro paese vengono internati, e in quanto sudditi nemici. E qui, se volete, rientriamo dentro quella che la normativa internazionale prevedeva. Qui vedete un'immagine, questo è il campo di campagna, per lo più sono in questo caso ebrei stranieri in campagna in provincia di Salerno, ed è una situazione iniziale di una foto con i carabinieri seduti insieme agli internati. Questo è un campo per soli uomini, anche qui si cercherà di fare dei campi per soli uomini, per sole donne o campi misti. Campi misti, compreso quello di Ferramonti di Tarsia, dove vanno a finire i nuclei familiari a vivere lì gli ebrei, anche perché il grosso dei oltre 1500 ebrei internati a Ferramonti sono anche un gruppo di ebrei stranieri, e questa è una storia incredibile, famoso, visto che siamo anche in tema d'attualità, di un battello che parte dall'Europa, sul Danubio, parte dall'Europa centrale e raccoglie ebrei cecoslovacchi, ungheresi, jugoslavi che tentano di fuggire nel corso del 41 alle varie persecuzioni. Questa nave si chiama il Rodi, nessuno li accoglie, arriva fin dentro il mare Mediterraneo e c'è un naufragio a Rodi. Rodi era all'epoca vicino a Rodi, era una nostra isola del Dodanese. Vengono presi lì, messi in un campo, poi portati, parliamo più di 700 ebrei stranieri, portati nel campo di Ferramonti di Tarsia, che fa aumentare naturalmente il numero degli internati. Tra le varie categorie anche i cinesi. I cinesi sono internati nei campi all'epoca perché noi eravamo alleati del Giappone imperiale, e quindi i cinesi che si trovavano sul nostro territorio sono cinesi che arrivavano sia in parte per rapporti commerciali. Qui dimentichiamo spesso che avevamo, il Galetto Chiave era stato anche lì uno dei protagonisti dello sviluppo della nostra colonia di Tianjin, uno scalo commerciale che c'era stato dato come protettorato dopo la guerra dei boxer nel 1900. E i cinesi stavano in Italia sia per commercio, vendevano le cravatte nelle città più importanti, tintorie e via dicendo, era un gruppo di immigrati di lunga data. Vengono internati anche loro, parliamo naturalmente di alcune, in questo caso dei cinesi, alcune decine di persone. Naturalmente anche gli ebrei vengono internati, non solo gli ebrei stranieri o tutti i nemici, ma inizialmente anche gli ebrei non in quanto tali, secondo la disposizione che viene emanata, ma gli ebrei pericolosi perché antifascisti. E quindi in questo caso c'è, cioè, la pericolosità almeno iniziale non è data dall'appartenenza alla razza ebraica, ci sono già le leggi razziali del 38, però l'internamento degli ebrei in un momento non scatta in quanto ebrei, ma in quanto o stranieri, quindi pericolosi, in quanto sono nemici, o perché politicamente sospetti. Anche se molte volte troviamo ebrei che vengono presi, come accade appunto gli ebrei di Ancona, perché il zelante podestà, cioè l'ispettore o il questore, amplifica anche le categorie, andando oltre quelle che erano le disposizioni o i rapporti dell'Istituto Internazionale di Internamento. Troviamo anche qui delle situazioni incredibili, per esempio noi interniamo anche gli ebrei qui al di fuori degli accordi internazionali, gli ebrei tedeschi ed austriaci,
che naturalmente erano nostri alleati, no? E interviamo perché qui la collaborazione fin dall'inizio con la Gestapo tedesca, che indica come persone che hanno abbandonato il loro territorio, quindi sospetti, e quindi anche lì inizia una prima, permetto di dire, no? Questa linea che poi sto cercando, una documentazione di rapporto di intelligence per colpire questi ebrei, sì, stranieri, ma di un paese alleato, no? Prima della Repubblica Sociale, che questa fase che vi sto raccontando è 10 giugno 8 settembre del 43. Naturalmente tantissimi antifascisti che si ritrovano, per esempio, anche dopo aver sfinito il periodo di confino, no? Internati ancora bloccati nelle isole di confino, per esempio, perché gli scatta questa nuova normativa, che era una normativa che veniva applicata a livello amministrativo, quindi non ha bisogno del processo, eccetera. Ma arrivavano i poliziotti la mattina su ordine del questore al ministero, ti prelevavano, portavano nelle carceri e poi ti smistavano nei campi, quindi quelli più pericolosi, o parallelamente quelli meno pericolosi nelle località di internamento, statisticamente viene chiamato libero o in comune, che era una forma di soggiorno coatto per quanto riguarda i meno pericolosi. Naturalmente il sistema va avanti nel corso della guerra, man mano diventa più stringente, quando occupiamo per esempio anche le zone limitrofe al particolare confine orientali, tantissimi, per esempio, Rom e Sinti che si muovono sul territorio, no, tra particolare tra la Slovenia e l'Italia, vengono presi, intere famiglie, portati in alcuni campi per soli Rom, e Rom e Sinti, in particolare due sono i più importanti, quello di Agnone in provincia di Campobasso e Tossicea in provincia di Teramo, ma poi li ritroviamo anche in località anche vicino a voi, come mi scordo sempre il nome, qui in provincia di Moneda, dove sono stati internati, no, i Rom e Sinti, in montagna. Viene Panzano, ma non è Panzano. Per esempio, e quindi ritroviamo anche qui, non è che scatta l'internamento per questione, diciamo, razziale, ma il loro spostamento, quanto popolazione che si spostava o il fatto di non avere una residenza fissa, per motivi più di polizia, e vengono internati anche queste categorie. Quindi dobbiamo immaginarci in questi campi anche una tabella, campi che, a parte quello di Ferramonti, per più di 2000 persone, le altre strutture hanno una capienza che varia da un minimo di 50-70 a un massimo di 200-300, quindi sono piccole, no, strutture disseminate lungo l'Italia centro-settentrionale. Parallelamente a questo sistema gestito dal Ministero degli Interni, e qui rientra anche Fossoli, spesso ci si dimentica di quello che nasce gestito nei campi di prigionieri di guerra, gestito dal Ministero della Guerra, che avrà un ruolo fondamentale anche per tutta una serie di aspetti, sia per le deportazioni, come questa struttura che vedremo dopo l'8 settembre. E questa è una prima rete di campi di prigionieri di guerra. Anche qui il grosso, diciamo, nell'Italia centrale e meridionale, che nasce all'inizio, man mano si svilupperà anche nell'Italia settentrionale, e il campo di Fossoli viene edificato nel luglio del 1940 in refunzione, perché iniziano ad arrivare sempre di più prigionieri di guerra catturati in Italia settentrionale. Inizialmente vengono attivati anche i primi campi, perché si pensava a una guerra anche per i prigionieri breve, per quei pallini blu, non so se li identificate, per i degollisti o i francesi, e vengono riattivati i primi campi prigionieri di guerra riutilizzando le strutture della prima guerra mondiale. No? Si pensa, quindi, ecco perché dicevo, anche seguendo le tracce di come si evolvono questi due sistemi, e quindi sono certo che c'è una missiva anche di coloro che devono poi riattivarli, si pensa che serviranno per un breve periodo. C'è la guerra, no? Quindi
E il primo campo, per esempio, ad essere riattivato è il campo di Fonte d'Amore, vicino Sulmona, nell'Aquilano. Poi ci sarà quello di Servigliano, anche questo un campo, vedremo anche delle foto della prima guerra mondiale. Man mano, come dire, questa è una mappa del 1943, inizio 43. Dobbiamo pensare che questi pallini aumenteranno, anche perché aumenteranno i prigionieri catturati, in particolare quelli in Africa settentrionale, per assaltare il sistema. E Fossoli viene edificato, ecco, in questo caso proprio per questo motivo, sono per la maggior parte campi baraccati. Questo è un campo della prima guerra mondiale, il campo di Servigliano, delle baracche incartilite che vengono più o meno riadattate, o si cerca di rimetterle in sesto, ma la ben meglio, vedete i prigionieri inglesi per la maggior parte in questo campo, e lo vedete proprio ancora hanno le strutture del periodo della prima guerra mondiale, questa pensilina, diciamo più o meno una sorta di pensilina che viene edificata. Questo invece è il campo di Fossoli, che anche qui ospiterà ufficiali di truppa, o campi di solito alcune, anche un sottufficiale di truppa, lo vediamo nell'altra foto che vi ho fatto vedere. E poi anche in questo caso il sistema esplode, e più che attrezzare nuovi campi, cosa che verrà fatta, si cerca di utilizzare degli stabilimenti industriali in disuso, no? E qui la dice tutta anche del modo un po', chiamiamolo dal punto di vista anche, no, dell'emergenza. E viene preso, no, questo è un ex lignificio dove si trattava il lino, Sforza Costa, in provincia di Macerata. Si mettono su delle scritte, si riapre dopo un paio d'anni che la struttura era non utilizzata, e sarà uno dei campi più grandi. Qui saranno ospitati dalle 6 alle 7.000 persone, lo vedete questo campo, naturalmente lo vediamo anche da come è fatta la recinzione, no? Molto artigianale, veramente artigianale, con un doppio filo spinato sul muro di cinta e sotto, ma lo vedete anche, no? Con dei paletti al meglio, diciamo, non è che fossero né elettrificati né altro. E qui vediamo soldati inglesi, questo è un altro campo di Monte Urano, anche qui un ex edificio, vedete sono dei capannoni più o meno per il lino che vengono utilizzati, non come questo di Fossoli che viene ristrutturato. E qui vedete all'interno era anche facile da attivare, con dei classici poi ricorrenti letti a castello in legno, e questi sono sempre prigionieri inglesi all'interno del campo. Ecco, queste sono foto di propaganda che vengono fatte per tranquillizzare le varie accuse internazionali che arrivano su come vengono trattati poi i prigionieri. Ci saranno varie accuse da parte, diciamo, soprattutto inglese, per una questione anche di reciprocità, che i prigionieri italiani hanno anche in mano inglese, quindi se li tratti male noi possiamo trattare male i tuoi. Quindi sono per la maggior parte delle foto fatte all'epoca. E quindi immaginiamoci questo sistema, no? Ministero degli Interni, Ministero della Guerra. Io ve lo faccio vedere solo sul territorio nazionale, poi esistevano anche campi in Libia, sia per prigionieri per esempio che per stranieri ed ebrei, come naturalmente anche nei territori occupati annessi, sia dei Balcani che in Grecia, che in Albania, che fino al ridosso, diciamo, dell'avanzata italiana in Unione Sovietica, e sia in Francia. Adesso per brevità vi faccio immaginare anche questo sistema che poi avanza anche con le nostre truppe rispetto alle zone di occupazione italiana. E questo sistema ha un momento nel quale poi entra, se volete, in crisi dopo l'8 settembre del 43, con il collasso di chi naturalmente controlla queste strutture. Anche qui a Fossoli, dopo l'8 settembre del 43, i prigionieri sono al suo interno, sono ancora qui per la maggior parte, gli inglesi rimangono dentro perché c'è un ordine da parte dello Stato Maggiore inglese che dice: rimanete lì perché stiamo avanzando, se fuggite non sarete più protetti dalle convenzioni internazionali, quindi rischiate la vita. E moltissimi inglesi rimangono nei campi, per esempio. Non faranno così gli jugoslavi, prigionieri dell'ex esercito jugoslavo,
che invece capiscono che non hanno nemmeno la protezione della Convenzione di Ginevra e fuggono per la maggior parte dei campi. E come faranno alcuni inglesi, per esempio, più a ridosso del fronte, perché sanno che stanno arrivando, quindi dicono: se noi fuggiamo abbiamo più possibilità di arrivare verso i nostri alleati che stanno arrivando. Nonostante questo, su circa 70.000 all'8 settembre del 43 prigionieri internati in questi campi, 20-30.000 saranno i prigionieri di guerra alleati deportati in Germania. Quindi queste strutture, come accadrà a Fossoli, nel settembre del 43 il grosso dei prigionieri che si trovano dentro queste baracche saranno prelevate, portate alla stazione di Carpi e da lì deportate in Germania. Alcuni riusciranno a salvarsi fuggendo in vario modo, e la popolazione, non a caso c'è una lista anche di persone del luogo che aiutano questi prigionieri, che riceveranno il certificato di benemerenza per l'aiuto dato. Qui siamo però al momento ancora quando non esiste la Repubblica Sociale, siamo tra l'8 settembre e il 20 settembre del 43, dove appunto con la preparazione Axel, di cui ci parlava prima il professor Cuzzi, non si prendono solo i soldati italiani ma anche i prigionieri che si trovano, e quindi queste strutture sono funzionali anche a queste deportazioni che spesso vengono dimenticate, di prigionieri alleati che vengono presi. Quando parlo di alleati penso anche agli jugoslavi, si trovano anche i greci e via dicendo. E altra questione che non ho detto, ecco, che ritorna su Fossoli, che penso non sia un dettaglio, il 21 luglio, scusate forse che sbaglio la data, tra il 21 e il 22 luglio del 1943, per accordi di collaborazione per gli scambi dei prigionieri di guerra tra l'Italia fascista e la Germania nazista, da Fossoli partirà un contingente di circa un po' meno di 500 prigionieri alleati che andranno in Germania. Quindi Fossoli, che poi arrivano anche subito, era già localizzato perché c'era questo precedente di scambio tra prigionieri, tra italiani e tedeschi, cosa che avverrà ancora più, diciamo, in maniera sistematica quando gli italiani insieme ai tedeschi avanzano verso il fronte orientale in Unione Sovietica. Lì lo scambio sarà quasi totale, infatti in Italia arriveranno pochissimi prigionieri sovietici, verranno dati quasi tutti in mano ai tedeschi per accordi presi, e loro serviva come materiale da lavoro, come quelli che vengono presi qui nel luglio, quindi prima della Repubblica Sociale, per questi accordi che ci sono di scambio di prigionieri. E quindi questa fase è importante perché le strutture come questa, poi fondamentalmente quello che rimane per un periodo vuota, sarà riattivata, lo vedremo, ha già questa connotazione e viene già individuata dall'esercito tedesco che occupa il territorio. E qui si ferma, diciamo, tutta la storia dei campi di prigionia da quel punto di vista, mentre iniziano un'altra situazione, che adesso magari andando avanti, queste sono le quattro situazioni che poi vi descrivo in maniera più rapida e più puntuale andando avanti. Torno prima indietro. L'autunno 43 c'è quella che viene chiamata la fase tedesca dei rastrellamenti degli ebrei nelle città e nelle retrovie della linea Gustav. Cioè, fino a quando non ci sarà il manifesto di Verona nel novembre del 43 e poi l'ordine di polizia numero 5, andremo a vedere, che prevede l'istituzione dei campi provinciali per ebrei il 30 novembre di quell'anno, c'è una fase nel quale i tedeschi, come era accaduto per i prigionieri e per i soldati italiani, fanno da soli le deportazioni e i rastrellamenti per la maggior parte, poi alcuni aiutano anche, come ci diceva a Roma, fu un'azione pianificata da Kappler, no? E questo accade anche in altre città, in alcuni casi ci sono già però dei collaborazionisti, come avverrà a Siena, come avverrà nelle grandi città. C'è una fase di rastrellamenti di ebrei nelle grandi città che viene più o meno fatta nel periodo, grosso modo, che va appunto dall'ottobre del 43 fino al novembre di quell'anno. E non solo c'è questo, ma nelle grandi città viene invece dimenticato quello che succede nella zona della retrovia della linea Gustav.
delle zone che vanno dal Basso Abruzzo, Basso Lazio, dove la popolazione e anche gli ebrei che sono internati in quei campi che vi facevo vedere all'inizio, cioè i campi che si trovano nel territorio abruzzese, marchigiano e laziale, vengono presi dall'esercito tedesco, perché quella è una zona da ripulire perché deve essere sicura per le operazioni militari, e gli ebrei sono presi anche facilmente, perché li trovano già dentro i campi di internamento, e questa ha una sua apparenza anche, diciamo, di collaborazione, se volete, involontaria. Però c'è da dire che dopo il 25 luglio del 43, queste le responsabilità, nel governo Badoglio li libera, cioè rimangono in vigore le misure di internamento, né dopo l'8 settembre, a parte qualcuno che riesce a fuggire, né i direttori dei campi, né quelli che si trovano, diciamo, a gestire poi più o meno la questura, o quando arriveranno anche i capi della provincia dopo con la Repubblica Sociale, decide il loro allontanamento. Quindi sarà semplice prenderli e anche consegnarli, a proposito di collaborazione da parte di coloro che ancora detengono quote di ebrei e non solo. Per esempio, al campo di Cittella del Tronto, in provincia di Teramo, vengono consegnati anche per i lavori lungo la linea Gustav. Quindi c'è anche questa situazione che viene chiamata non da meno anche dagli storici, come per sapere, negli anni 18 Faccione, la fase tedesca dei rastrellamenti di ebrei in queste zone e le deportazioni dalla città. E poi invece passiamo alla fase italiana, in particolare dopo l'ordine di polizia numero 5, che prevede l'istituzione dei campi provinciali per ebrei. E se vedete, questa è la zona, la ventina di campi, tutta quella che è dalla linea Gustav in su, questa ventina di campi, in verità alcune di queste strutture, in particolare in questa zona, viene riattivato Servigliano, che era un campo prigionieri di guerra, e poi verrà riattivato anche Fossoli di Carpi come campo nazionale per tutti coloro che sono internati nelle province per quanto riguarda gli ebrei. E vi dicevo, questa zona qui in particolare, questa fascia, già è stata ripulita per la gran parte degli ebrei presenti, come nelle città. E i campi provinciali, dopo l'ordine di polizia numero 5, prevede appunto questa collaborazione in più con i tedeschi. Adesso hanno fatto loro, iniziano a dare ordini sempre più puntuali da parte dei capi della provincia di raccattare gli ebrei che si trovano nelle realtà minori, perché c'è questo altro problema: se nelle città i tedeschi hanno operato con maggior facilità i rastrellamenti perché erano più semplici individuarli, no? Perché l'azione contro gli ebrei presenti in Italia è stata più breve e tardiva rispetto ad altre nazioni, no? Se pensiamo a altre zone di occupazione, però tutto il lavoro di preparazione l'avevano già fatto i fascisti. C'erano gli elenchi fatti con il censimento del 38, c'erano appunto gli ebrei stranieri in particolare che si trovano nei campi, quindi è facile prelevarli, e poi quando iniziano ad essere istituiti i campi provinciali, c'è nelle realtà minori, c'è una collaborazione attiva da parte delle polizie più o meno ufficiali della Repubblica Sociale. E questi sono più o meno una serie di divise, forse è saltato un pezzo, scusate, delle varie città, degli arresti di, questo è un dato intorno ai 7.000 ebrei grosso modo arrestati in tutte le città delle province italiane, almeno sotto la Repubblica Sociale. Parte questi numeri che poi trovate anche nel sito del Centro di Documentazione Ebraica, rimando lì, ma è importante capire, ecco, che il nostro tema è la collaborazione anche in questa fase di deportazione e di concentramento. È interessante vedere come, vi proponevo questo documento perché appunto è interessante, come nei campi di concentramento come quello di Servigliano, che era un ex campo prigionieri di guerra, la polizia, in questo caso la questura di Ascoli, ordina ai carabinieri locali, quindi un sistema, diciamo, che si regge anche dentro logiche gerarchiche
e di integrazione molto ben previste dai rapporti diciamo, di collaborazione tra i tedeschi e gli italiani. Dopo l'ordine di pulizia numero 5 si dice andate a prendere questa famiglia e portatela nel campo di concentramento. E saranno i carabinieri locali che conoscono, questa è una famiglia di della maggior parte diciamo provengono di razza ebraica, un nucleo familiare di 6 persone, vengono presi dai carabinieri e portate al campo di Servigliano. Quindi, come dire, un arresto ben predisposto, come sarà quest'altro arresto? Qui siamo invece di fronte a una famiglia di ebrei, gli Hauser, che provengono lui dalla Romania e cioè lui dalla Svizzera e lei dalla Romania, famiglia diciamo, che si trova in Italia per vari motivi, anche in questo caso tentando di sfuggire alle persecuzioni nell'Europa centro-orientale. E questo documento invece è prima dell'ordine di polizia numero 5, è il 21 ottobre del 43. Questo per dire con una certa collaborazione, e questa è l'importanza poi di questa fascia che va dietro la linea Augusta, era già in atto, al di là degli accordi importanti. E qui che verranno presi su altre sfere e poi con la scritta gli ebrei sono nemici del manifesto appunto numero 7. Anche qui i carabinieri di Ascoli Piceno che si occupano di prendere questi ebrei che si trovano nelle località o nei campi e portarli al campo di Servigliano, che è questo campo che vedete qui baraccato, che dopo l'8 settembre del 43, come capita a Fossoli, che è il campo nazionale, sarà più o meno il campo provinciale per gli ebrei presenti nella provincia. E qui altro campo di concentramento. In questo caso l'ordine, siamo al 28 gennaio del 44, quindi dopo gli accordi, l'ordine parte direttamente dal comando germanico locale che dice prendete gli ebrei presenti al campo di Sforza Tosta e vedete trasportarli da Sforza Tosta al campo di concentramento di Fossoli di Carpi, che diventa il campo appunto nazionale cui arrivano tutti gli internati presenti anche nei campi provinciali. Questo è un altro documento di quella famiglia, ecco qui i vari passaggi, gli Hauser, qua si dice trasportateli su ordine della polizia tedesca al campo di Carpi, di Modena, la famiglia Hauser di cui ho fatto vedere tutto il nucleo familiare, bambini anche, che arriveranno qui, trasportati su ordine della questura, su ordine del comando tedesco. Il trasporto viene organizzato dalla questura di Ascoli, che affitta dei torpedoni. Arriveranno fino a Forlì li consegnano ai tedeschi che li portano qui nel campo naturalmente per i ebrei e poi col convoglio nei primi di agosto del 44 andando a finire ad Auschwitz e si salverà solo Susanne Hauser che ha 15 anni e viene selezionata per il lavoro mentre gli altri, i suoi fratellini e sorelline moriranno direttamente all'interno del campo. Questa è un'immagine dell'interno ecco, di Fossoli che diventa il campo nazionale all'epoca, vado in velocità. E tutto quel sistema che vi ho fatto vedere, anche di quei campi di passaggio, sia di prigionieri di guerra che di internamento, in particolare in quella fase, in quella fascia tra l'Abruzzo e le Marche, saranno importanti poi per questo passaggio a Fossoli e come Fossoli, da campo nazionale, questi sono gli ultimi dati anche qui aggiornati, 2801, non so se Marzia ti ritrovi con gli ultimi dati della deportazione dal campo nazionale. Però ecco, io quando dico che senza il sistema organizzato a monte, tutti quegli ebrei che sono arrivati a Fossoli dopo il primo dicembre del 43 sarebbero stati di meno, appunto perché almeno un terzo sono ebrei stranieri, senza quella fase di internamento precedente e quelle strutture già presenti, naturalmente da Fossoli verso i vari campi che vi ho fatto vedere. Sarebbero stati sicuramente di meno, come anche quelli presi nelle varie città, in particolare per non solo i sudditi nemici, ma anche per quanto riguarda gli altri trasporti che avvengono sul territorio nazionale italiano. Questo dato vi dicevo va ricalibrato perché è un dato di un anno e mezzo fa, adesso nuove ricerche hanno portato altri
più o meno circa 400 nuovi nomi scoperti dalla deportazione dall'Italia, quindi anche questo va preso con le mole come dato, ma ecco, questi sono tutti i luoghi principali della deportazione, naturalmente Fossoli appare come luogo principale. Ultime due slide, innanzitutto il numero degli italiani e quello degli stranieri, calcolato sempre sulla vecchia ricerca, però vedete che gli stranieri poi alla fine sono più o meno qualcosa di più di un quarto, no? Di quei sudditi nemici che erano stati internati, che si ritrovano sopra la linea Gustav, e per loro fortuna tutti quelli di Ferramonte di Tarsia furono liberati dagli alleati, altrimenti i numeri sarebbero stati di più. E qui la collaborazione sugli arresti, perché se è vero che poi alla fine troviamo italiani con tedeschi 3,32, però più o meno siamo quasi lì, diciamo, no? Quando andiamo quasi 2000, così in più, se aggiungiamo che molti di quelli presi con i tedeschi, spesso e volentieri, almeno dagli incartamenti emerge questo, sono stati fatti grazie o a delazioni o a bande che vendono quelli presi, o naturalmente a rapporti molto stretti che hanno quelli della Repubblica Sociale con il territorio. Questo più o meno ci ricalca col caso di Fossoli. Torniamo a cosa sappiamo noi, e questo è l'altro punto sul quale volevo insistere per concludere. Penso, qui un appello che faccio anche alla Fondazione Scampo di Fossoli, che recuperare tutti i percorsi precedenti, come avete visto noi sappiamo, tutti i percorsi fatti da quelli internati a Fossoli verso i campi in Germania, mentre a grosso modo sappiamo per esempio la maggior parte dei trasporti dai campi minori di internamento, dalle unità di internamento o da alcune città verso Fossoli. E questa è una cosa che forse andrebbe recuperata in maniera più ampia, cioè quelli presi per esempio, come vi dicevo, a Servigliano e portati qui. Sappiamo anche gli altri luoghi minori, appunto perché Fossoli diventa il campo nazionale per tutti i campi provinciali e quelli presi dopo l'ordine di polizia numero 5. Perché servirebbe non solo per ricostruire questa fase, secondo me importante anche in termini di collaborazione e ruolo avuto da queste strutture e le varie gerarchie di comando, ma in particolare a mio avviso serve, oltre che ricostruire le varie tappe dei deportati, anche per capire, ecco, questi campi minori che sono stati totalmente dimenticati. Sono stati totalmente dimenticati, in particolare dove ci sono stati internati degli ebrei stranieri, perché anche la popolazione ha voluto dimenticare. Le autorità hanno evitato di farci conti nel dopoguerra e stanno emergendo ultimamente con i nipoti che cercano di costruire le vite dei propri nonni. Io accompagno spesso gruppi che cercano di costruire le biografie di coloro che hanno attraversato, diciamo, queste località. Alcuni sono andati a finire in Germania, altri si sono salvati, in particolare gli ebrei. E nonostante, ecco, questa era la carta del 1971, che dice: la popolazione agli ebrei internati in Civitella del Tronto sono ebrei anglo-libici, e la intitolano la popolazione perché gli ebrei anglo-libici, che poi sono i gruppi familiari che vengono a finire a Fossoli, vanno a finire a Bergen-Belsen, quindi si salvano quasi tutti perché li vogliono scambiare, si scambiano con prigionieri tedeschi in mano inglese, e quindi hanno vissuto poi l'esperienza di Bergen-Belsen, Civitella gli è sembrato un po' un paradiso. Quindi fecero nel 71 questa tarda, ed è la prima tarda che ricorda il loro internamento a Civitella. Però quella tarda non ricorda gli altri ebrei non anglo-libici, ma cecoslovacchi, tedeschi, austriaci, romeni, eccetera, stranieri quindi, che furono internati sempre a Civitella in questo monastero, che invece, una volta trasportati a Fossoli, moriranno tutti quanti ad Auschwitz, perché loro non si sono salvati e quindi la loro voce è stata dimenticata. Ecco, magari ricostruire anche questo aspetto, anche in catena di percorsi e di responsabilità, servirebbe a mio avviso anche per fare i conti i conti, ecco, con le memorie locali che si sono perse.
Ultima questione. In Italia in particolare, per quanto riguarda le deportazioni, io nel breve tempo ho parlato solo degli ebrei, ovviamente molti di questi campi come fossili abbiamo anche politici e lavoratori coatti, apriremo altri scenari che non abbiamo il tempo magari per altre occasioni. Ma vi dicevo, per quanto riguarda l'ebraismo italiano, l'85% degli ebrei, anche di più, vogliamo dare dei dati, intorno al 17%, no, perseguitato, presente nel territorio dell'ebraismo italiano, quindi molti si salvano, più dell'85% si salvano, che è un dato effettivamente molto alto, se ci pensiamo. E il loro salvataggio è dovuto a vari motivi. C'è da riflettere, ecco, innanzitutto per le condizioni che abbiamo visto dell'Italia, una parte d'Italia meridionale viene liberata, quindi per esempio i 2000 di Ferramonti si salvano, altrimenti fossero stati sotto l'occupazione nazista, sarebbero stati anch'essi deportati, sicuramente. Stesso discorso vale per esempio per un altro punto, secondo me importante, che al di là delle grandi città, l'ebraismo, dove magari sono riconoscibili, l'ebraismo italiano che era molto laico, nelle grandi città magari è più riconoscibile il ghetto, a Roma è possibile quello che fanno, come magari a Trieste, è 0,1%, è molto laico per la maggior parte. Molti ebrei hanno partecipato all'emancipazione italiana, al risorgimento, alla prima guerra mondiale, quindi anche lì il loro attaccamento anche alle consuetudini rispetto a quelli dell'Europa dell'Est, per esempio, più difficili da identificare. È vero che l'antisemitismo durante la Repubblica Sociale, anche la propaganda fu molto forte, ma è anche in realtà dove gli ebrei non esistevano, per esempio a Teramo gli ebrei, c'erano due o tre ebrei, il foglio d'ordine del partito fascista diceva gli ebrei ci rubano il lavoro, erano tre, quindi alcuni stereotipi funzionano sempre, però nessuno aveva mai visto un ebreo, quindi anche lì denunciare l'ebreo diventava complicato. Cosa voglio dire? Che poi alla fine anche in queste situazioni dove si sono nascosti, per esempio i giusti, e dalle mie parti ce ne sono stati diversi, l'atteggiamento che hanno avuto di fronte a chi aveva bisogno, e nei piccoli centri magari la relazione è stata meno evidente che nei grandi centri, e il fatto che appena cercano di, appena le comunità ebraiche, penso sia a quella di Ancona che a quella di Venezia, sentono che qualcosa sta per accadere, iniziano ad andare via a cercare di raggiungere gli alleati. Ecco, l'Italia ha questa posizione, se pensiamo e la paragoniamo ad altre realtà dove invece, penso all'Olanda, dove era più difficile nascondersi, oltre che i tempi di più lunga durata, anche se poi tutto il lavoro sporco lo devono fare i tedeschi, o penso all'Ungheria, dove invece vengono quasi consegnati in blocco, anche se in tempi molto brevi. In Italia, diciamo, oltre la facilità di nasconderti, eccetera, hai anche il fatto che senti che gli alleati stanno arrivando, quindi anche le condizioni belliche, quello che succede sul territorio non è indifferente. Quindi il salvataggio anche di tante famiglie ebree sul territorio è dovuto a questo. Però non ci deve far dimenticare che invece quelli presi per delazione, perché sono stati venduti, perché catturati in quanto si trovano nei campi, in particolare sudditi stranieri, e invece le responsabilità sono molto chiare, no? Anche di coloro, ripeto, poliziotti, carabinieri, questura, chi affitta il torpedone, pur se magari cosa sapevano, magari non lo sanno, però hanno fatto una scelta. Prendere quei soldi o di vendere l'ebreo o di aiutare la deportazione verso Fossoli, sapendo bene che quelle persone, sicuramente parliamo di nuclei familiari spesso, andavano in mano ai tedeschi, e rastrellamenti, per esempio sulla mia zona in Abruzzo, erano ben evidenti, come alcuni incidi, tutti sapevano cosa sta più o meno cosa stava accadendo, siamo dentro una logica di guerra. Quindi recuperare queste responsabilità, a mio avviso, in questi luoghi, perché immagino, come accade, mi accade spesso, che poi anche quando c'è il giorno della memoria, in alcune località in Italia dove io abito si misconoscono queste strutture, e come è emerso 2 o 3 giorni fa, non so se l'avete letto, da questo ormai messo online dall'archivio e dall'armadio della vergogna, ci sono vari fascicoli che furono aperti sulla questione delle responsabilità nei campi di internamento,
e tutti negavano l'esistenza dei campi nel 45, cioè che nei loro comuni, quando furono interpellati i sindaci dal 45 in poi, negavano l'esistenza di un campo di internamento che lì fossero stati restretti degli ebrei. Proprio due o tre giorni fa uscì con un articolo su Repubblica di Simetta Fiore, se l'avete letto, e alcuni di questi fascicoli riguardano questi aspetti. Io qui ho finito e vi ringrazio e poi speriamo di